Ciao a tutti ed eccomi qui. Chiedo innanzitutto prima scusa per il tempo di merda che si trova oggi a Firenze, anche una luce, ma mi auguro che con i miglioramenti di YouTube potete vedere meglio il video. Allora, oggi non parlo di nessun articolo, sai, sono qui in veste di, come si dice, sono arrabbiato. Arrabbiato con il mondo di internet, il mondo di YouTube soprattutto. Io innanzitutto vedo tutti i giorni che questo, il canale piano piano cresce. Siamo arrivati a 66 iscritti. Io mi auguro che continua a salire, ma non in maniera lenta. Cosa c'è di sbagliato? È quello che io voglio capire da voi. Se voi non commentate sotto i miei video e vedete solo i video e mettete solo mi piace o non mi piace, io come faccio a capire cosa volete da me, cosa devo fare in questo video? L'ultimo video prima di questo era il planetario, come trasformare un quadernato Nelly, un planetario Sailor, ovviamente un quadernato Nelly riferito a Sailor Moon. Io ho visto 3 mi piace, ma io dissi in quel video, se qualcuno è interessato a questo progetto, basta che me lo scriva e io continuo a fare questi video. Purtroppo non è stato fatto nulla, innanzitutto perché io sono un maschio. Secondaria cosa, non sono una ragazza e non so fare le creazioni di Fimo, questo e quest'altro. Fimo, cosa c'è più? Le challenge, queste robe così. Terza cosa, io sto sponsorizzando questo canale dappertutto, le mie pagine Facebook, i miei gruppi Facebook, niente, ma proprio niente. Qui è proprio le persone che non partecipano, non è colpa mia, ok? Per colpa, tra virgolette, vostra, io con pochi iscritti non ho potuto collaborare con un'azienda americana di action figures, toys, che collabora con un'altra youtuber di vostra conoscenza. Io per privacy non la nomino, perché io sono iscritto al suo canale, quindi io per privacy la tengo per me il nome, e non è una ragazza, posso dire solo questo. Lei, perché ha tanti iscritti, quindi superati 1000 iscritti, quindi ovviamente l'azienda rimanda le roba da recensire. Io per colpa di questi bassi iscritti io non posso recensire nessun materiale, ovviamente Sailor. Io sono disoccupato, in Italia la situazione economica è così. Io ho deciso di fare lo youtuber proprio perché avevo tempo libero. Tra università, 4 esami che mi rimangono alla, come si dice, mi rimangono per la laurea, che ancora non ho iniziato a studiare, figuratevi che. E questi video, il materiale Sailor, quello che io faccio vedere nei miei video, ovviamente è roba mia personale. Che cosa succede? In questo momento avevo trovato una fumetteria qui a Firenze che vende proprio accanto alla mia facoltà, vende gadget, action figure delle Sailor, Azumet e Ticciara. Volevo Sailor Plus per Ticciara, Sailor Plus lo sapevo, quello della confezione giallo per Ticciara. Purtroppo il problema è che con 13 euro non ce la fa, perché se io prendo questi soldi, questo tot, io perdo, cioè finisco i soldi del resto. In Italia è così. Come ho detto in altri video, ho una situazione purtroppo familiare, economica, molto seria. Gravi problemi economici. Io posso dirvi solo che a fine mese noi non arriviamo. Cioè io e la mia famiglia non arriviamo. I soldi finiscono, non arriviamo neanche in tempo di mangiare, che la roba da mangiare viene consumata tutti i giorni, e non, praticamente noi rimaniamo a secco dal lato economico, perché ovviamente
io non lavoro, mia sorella non lavora, l'unica genitore che ho è mia madre che lavora, che ha seri problemi economici, è tutta lei. Io non faccio domande, non metto domande, il comune di Firenze non aiuta, le istituzioni pubbliche, diciamo così. Quindi è una serie problematiche, di problemi che non voglio farmi annoiare, perché in questo canale io voglio parlare solo di Zero Null e di quello che faccio. Se voi, io vi do questa opportunità, se voi non commentate sotto i video, non parlate, io sono costretto a chiudere il canale, cioè chiudere nel senso di finire. In questo video chiudo. La roba del planetario che volevo fare era una rubrica, ora ve lo posso dire, era una rubrica che io mettevo tramite informazioni da Wikipedia, certe informazioni sul sistema solare. Nella seconda parte di questo video io ora parlerò di un'altra cosa. Quindi io sono arrabbiato per tutto questo e chiudo qui la parentesi. Se voi non volete iscrivervi, se voi non volete partecipare a queste cose, perché io sono un ragazzo, questo e quest'altro, io sono costretto a chiudere il canale, nel senso, questo è il mio ultimo video che faccio, ok? Lo so, sono solo un paio di settimane, eccetera, eccetera, però per me è importante che il canale cresce e che io abbia l'opportunità di dialogare con le persone sotto i miei video, per avere i vostri giudizi, i vostri pareri. Se voi non fate niente, io chiudo. Ve lo dico chiaro a quelli 66 iscritti. Io chiudo. Nella seconda parte parleremo di un'altra cosa.